Fondazione Cariparma ha stanziato 1 milione di euro in favore delle popolazioni colpite dall'alluvione del 13 ottobre scorso. A Parma, 3 quartieri erano infatti finiti letteralmente sott'acqua per l'esondazione del Baganza. La Fondazione Cariparma ha cercato di dare una risposta immediata, ma al tempo stesso ragionata, nei confronti di tutte le popolazioni colpite dall'alluvione, per essere vicina alle situazioni di maggiore fragilità e di maggiore difficoltà. La nostra azione si espliciterà attraverso diverse iniziative, in particolare stiamo cercando insieme alla Prefettura, insieme ai sindaci dei comuni colpiti dall'alluvione, di comprendere quali sono le situazioni più pesanti che hanno colpito le famiglie e le persone. A questo riguardo abbiamo messo a disposizione un ammontare considerevole di 1 milione di euro che costituisce circa il 10% delle nostre erogazioni dell'anno corrente e anche sulle prospettive del 2015 siamo su un ammontare di circa 11 milioni complessivi per tutta l'attività istituzionale che svolge la Fondazione e cercheremo con queste risorse di dare risposte tangibili alle persone più in difficoltà. Chiaramente la nostra azione non si esaurisce attraverso l'intervento diretto nei confronti delle famiglie in difficoltà, ma abbiamo cercato anche insieme, grazie alla collaborazione di Cariparma Crédit Agricole, di fare anche un altro intervento, un intervento che permetta di azzerare gli interessi su richieste di finanziamento che verranno erogate dalla banca. Attraverso questo intervento pensiamo che molte famiglie, non in situazione di gravissima difficoltà, ma in situazione di difficoltà oggettiva per riacquistare i beni che hanno perso, purtroppo a causa dell'alluvione, possano in qualche modo riuscire ad avere un aiuto finanziario, chiaramente senza costi aggiuntivi per quanto concerne gli interessi. Ecco, crediamo che con questo intervento la Fondazione possa dimostrare di essere parte di questa comunità e voglia esserlo con tutta la sua forza, cioè al fianco delle persone più fragili, cercando di andare avanti tutti insieme per riuscire ad alleviare un momento di difficoltà straordinaria come quello che ha causato l'alluvione. Cercheremo di individuare attraverso il confronto, dicevo prima, con i sindaci, con la prefettura e anche con tutto l'associazionismo che pervade tutto il nostro territorio provinciale, di individuare le forme migliori per dare le risposte migliori ai nostri concittadini. Credo che l'azione che vogliamo fare sia un'azione non decisa da Fondazione Cariparma soltanto, ma come sempre nello stile che ci contraddistingue, nell'essere insieme a tutte le persone che compongono la comunità, cercando di fare il meglio che si può condividendo anche le linee di azione. Quindi oggi non riesco a dire esattamente quali saranno le azioni specifiche, ma queste azioni saranno condivise con tutti gli attori interessati. Lo stanziamento di 1 milione di euro rappresenta per la Fondazione Cariparma uno sforzo straordinario, ha ricordato il segretario generale Luigi Amore, in uno scenario complessivo caratterizzato da risorse limitate ed aggravato dai provvedimenti legislativi degli ultimi anni e da quelli annunciati nella legge di stabilità per il 2015 che porteranno in prospettiva a quadruplicare la tassazione sulle fondazioni di origine bancaria rispetto al 2011. L'azione di Fondazione Cariparma a sostegno dei territori colpiti dall'alluvione si è articolata poi con un altro intervento nato in collaborazione con Cariparma Crédit Agricole, ovvero l'attivazione di un plafond di 5 milioni di euro regolato a tasso zero e riservato alle situazioni di maggior disagio. Il 13 ottobre scorso la pioggia battente non aveva concesso tregua per ore a Parma. Nel pomeriggio, intorno alle 17, la situazione era precipitata. Il ponte pedonale della navetta ha spazzato via abitazioni, ospedali, attività commerciali allagate, macchine, scooter, biciclette trascinate dall'acqua, linee telefoniche in tilt per l'allagamento della centrale Telecom, 9.000 le famiglie parmigiane coinvolte. Tra le misure necessarie anche lo sgombero dell'ospedale Piccole Figlie con i pazienti trasferiti al maggiore. I danni alla struttura sono ingenti, danni e disagi anche nella residenza per anziani Villa Parma, finita sotto 1,5 metri d'acqua. La città però ha reagito subito. A dare una lezione di senso civico e appartenenza alla comunità sono stati soprattutto i giovani. Il tam-tam degli angeli del fango era stato immediato, spontaneo, vitale. Credo che con questo generoso aiuto straordinario venuto anche da Fondazione Cariparma integreremo a mano anche le risorse a disposizione per i nuclei familiari, quindi io spero davvero che con i soldi raccolti si riescano a coprire tutti i bisogni.
Ecco, però c'è stato un elemento importante nell'immediato proprio dell'emergenza, anche la scelta, per esempio, lei diceva, di portare lo sportello direttamente al Montanare. Insomma, la gestione dell'emergenza anche da parte del comune in questo senso ha portato degli esiti positivi. Ma sì, io di questo sono veramente molto soddisfatta, perché credo che gli sforzi che abbiamo fatto in questi 2 anni per far passare un'idea di come si debba lavorare insieme abbia davvero concretamente funzionato in questo momento d'emergenza. Abbiamo aperto lo sportello proprio al Polo Montanara per dare un segnale concreto di presenza sul territorio. Questo ha fatto sì immediatamente che intorno al polo si coalizzassero tutti gli operatori, intanto nostri, che sono venuti da tutta la città, hanno fatto ore di lavoro in più, di volontariato, e hanno lavorato insieme fianco a fianco con i volontari, le persone del quartiere. Sono riusciti a girare palazzo per palazzo, casa per casa, arrivare anche a quei nuclei familiari, a quelle persone sole che erano più in difficoltà. Abbiamo consegnato pasti la giornata stessa, pasti caldi completi, per cui credo che sia stato anche un modo di lavorare, questo che spero dia anche dei buoni risultati nel futuro. Benché abbia fatto molto scalpore, sono state le parole di Gabriele Calì in rappresentanza della Consulta degli studenti durante la conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa di Fondazione Cari Parma. L'impegno di noi studenti all'indomani dell'alluvione è stata una naturale conseguenza del nostro pensiero di comunità e del nostro sentirci giovani cittadini. Appena è successa l'alluvione, noi subito abbiamo pensato a cosa avremmo potuto fare per questa situazione comunque straordinaria. Quindi, ad esempio, anche le lamentele che sono seguite dal come mai non si è riuscito a gestire con le forze che avevamo in campo, perché era appunto una situazione straordinaria. Noi abbiamo pensato a cosa potevamo fare. Subito, naturalmente, non siamo stati con le mani in mano in generale come studenti, ma questo come individui, e tutti ci siamo rimboccati le maniche e siamo andate ad aiutare le vittime dell'alluvione. Dopo abbiamo pensato noi come consulta, proprio il giorno seguente, cosa potevamo fare come consulta. Abbiamo pensato di, dato che avevamo i contanti, di fare da coordinamento per gli studenti volontari, mettendo in contatto Comune di Parma e Protezione Civile con i volontari, quindi che fosse una cosa più organizzata e non ok, prendo la mia pala e vado in quartiere Montanara, ma che si avessero delle indicazioni, Protezione Civile fosse avvisata dei numeri dei numeri dei volontari e dove dislocarli, insomma. È stato un piacere per noi trovarci qua, dato che comunque avremo poi anche dei progetti da portare insieme a Fondazione Cari Parma, se saranno poi finanziati. Ci farebbe molto piacere portare alcuni progetti a favore delle comunità del quartiere Montanara, quelle zone lì che sono state molto influenzate da questa alluvione. Ci farebbe piacere dare una mano come appunto comunità non solo del quartiere Montanara, ma come tutta Parma. Parma Facciamo Squadra, progetto di Forum e Solidarietà assieme a Fondazione Cari Parma, Chiesi Farmaceutici e Barilla S.p.A., che per l'edizione 2014 si è preso a cuore la mobilità solidale, ha donato invece al quartiere Montanara un automezzo che aiuterà i residenti negli spostamenti per andare al lavoro, per far la spesa, per recarsi ad una visita medica. E cerchiamo di dare una risposta a tutte le persone che, dovendosi spostare anche per motivi di lavoro o per cure mediche, si trovano in difficoltà proprio perché hanno perso l'automezzo e non si trovano quindi nella possibilità di poter assolvere i loro compiti quotidiani. E cerchiamo con questo di dare una risposta e di provare ad essere vicini il più possibile a tutte le persone che hanno avuto questi danni enormi, che vogliamo in qualche modo alleviare. L'auspicio di Barilla, insieme agli altri partner che diciamo che accendono questa scommessa per tutta la città di Parma, e che se fosse possibile vi siano anche altri attori, soprattutto del settore non solo pubblico ma anche privato, che si uniscano e mettano insieme altre risorse, perché come ha provato secondo me con grande successo il progetto, se uniamo le forze pubblico e privato riusciamo a raggiungere dei traguardi, degli obiettivi francamente insperati. Quindi questo è l'auspicio di Barilla. Ci sarà con la centrale 8 un sistema di prenotazione attraverso il polo. Verranno accreditate le persone che sono del territorio, perché non è solo il Montanara ma è tutta la zona dell'alluvionata di Parma,
e poi entro le 12 del giorno precedente verranno fatte le prenotazioni e a quel punto lì ci sarà un planning con tutti i viaggi che bisognerà fare. La macchina verrà parcheggiata oltre l'utilizzo in assistenza pubblica, così il centralino 24 ore su 24 avrà la possibilità di accesso sia l'autista o comunque gli autisti che verranno. E è una scommessa, cerchiamo di essere utili sul territorio prima di arrivare alla fine della campagna. È un ulteriore mezzo che andrà a sostenere quelle esigenze attraverso nuovi volontari, dove andremo a portare le persone al lavoro, a fare una visita medica, a fare la spesa, per a ottemperare a tutte quelle situazioni che, ahimè, le persone le sono venute a mancare, i mezzi e quant'altro.